L'informazione in 60 secondi, dramma a Forio per la morte di un 38enne Salvatore Capriello, napoletano ma residente sull'isola, è stato trovato stamani all'interno del ristorante nella zona Porto a Forio. Era in condizioni gravissime, è morto subito dopo, si fa l'ipotesi di suicidio. È stato anche ritrovato senza vita nella sua abitazione di Lacquameno il 71enne Vito Matarese, probabilmente a seguito di un attacco cardiaco. Balneari in piazza Roma per la manifestazione indetta dalle sigle Confcommercio e Confesercenti per sollecitare il governo per approvare una legge che metta fine al caos in corso sulle concessioni. Tra i manifestanti a Roma anche rappresentanti isolani. Nel nuovo codice della strada si è pensato di limitare la collocazione di autovelox per il controllo della velocità dei veicoli. È demagogica prendersela con i mezzi di controllo, ha affermato Maria Dascia dell'Associazione Libera. Questa sera in diretta all'Isola che non c'è si parlerà di sanità ad Ischia tra criticità e soluzioni. Tra gli ospiti in studio il consigliere regionale Maria Muscarà. Appuntamento con inizio in diretta alle 21:10. È tutto per questa edizione, ci rivediamo domani.